Siamo molto contenti di fare e di organizzare questo corso, l'ottava edizione, in una fase molto, molto delicata, molto importante per tutto il sistema paese, ma soprattutto anche per l'Ateneo. E credo che sia importante focalizzare bene l'attenzione su quelle che sono le figure professionali nello sport. Fare il team manager vuol dire imparare a risolvere i problemi, imparare ad essere dei fluidificatori delle decisioni, mettere insieme la squadra, il campo e la proprietà, la dirigenza sullo stesso piano per provare a risolvere le problematiche che man mano vengono fuori. Io credo che un team manager sia nello sport che in azienda debba anzitutto essere un uomo squadra. Sotto questo profilo un master come questo sia molto formativo perché consente di capire fino in fondo qual è l'obiettivo che uno deve realizzare nella vita. Il team manager deve essere un soggetto credibile e la credibilità si costruisce con la competenza, con l'equilibrio, la razionalità e una certa predisposizione al ruolo. Un team manager è colui che conosce tutte le componenti, sfera tecnica, la squadra, sfera dirigenziale. È la cerniera che protegge entrambi gli ambienti dalle turbulenze esterne. Spesso e volentieri sono persone che lavorano nei club da tanti anni, quindi sono i giocatori che devono entrare e iniziare a conoscere il team manager. Però se dovesse cambiarne uno, come è successo spesso a noi alla Roma, non è facile, soprattutto in prima battuta, entrare nel meccanismo, soprattutto per uno che magari non l'ha mai fatto prima. Il golf in particolare è uno sport che porta sempre a migliorarsi, è uno sport di individuale ma anche di gruppo e che rappresenta un po' i valori che io vorrei trovare in azienda. È quel ruolo che attraverso la fiducia, attraverso la trasparenza, la lealtà, riesce a tenere uniti il gruppo squadra e la società.